decidiamo. Sia HR che blogger che persone, possibili candidati. Sì? Anzi, quasi quasi starò in piedi. Posso iniziare? Sì. Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro panel sulle social HR. Oggi partiamo da una domanda: saremo mai pronti per le social HR? E con questo intendiamo tutta una serie di interrogativi che riguardano tanto i lavoratori quanto le aziende. Come cambia il modello di leadership, come cambia il concetto di work-life balance, come sono in realtà ridefiniti i parametri di valutazione da parte delle aziende e da parte del candidato. Quindi come ci si può candidare rispetto a un'offerta di lavoro, come possiamo rivedere i parametri chiavi del social recruiting, vedere come la digital reputation diventi un criterio chiave nell'affrontare una ricerca di lavoro. In questo caso, oggi abbiamo con noi diversi ospiti che andrò a presentare fra poco, ma l'idea è di affrontare le domande che vedete scorrere dietro di noi nella maniera più interattiva e più dialogica possibile. Vorremmo quindi affrontare tutti questi temi, cercare di capire come da un lato le aziende stiano cercando di ripensarsi nella famosa ottica 2.0 e come dall'altra parte i candidati rivedano anche le proprie aspettative e il proprio desiderio di collaborare con le organizzazioni, data la digitalizzazione imperante. Una seconda indicazione che vorremmo proporre oggi è: siamo tutti millennials, spesso quando si parla di social HR si hanno in mente soltanto i ragazzini, soltanto diciamo le nuove leve. È vero che da qui al 2015 la metà della forza lavoro mondiale sarà caratterizzata dalla cosiddetta generazione Y. Questo però non significa che anche persone più senior non abbiano esigenze digitali e a loro volta non pretendano, non vogliano entrare in contatto con organizzazioni che fanno della dimensione digitale un forte elemento di attrattività. Con noi oggi abbiamo Jennifer Meleni che ci racconterà la sua esperienza di job seeker, quindi di cercatrice di lavoro nell'era digitale, ci racconterà come ha utilizzato i social media per andare a lavorare all'interno dei social media. Abbiamo poi l'esperienza di Amadori con Fabio Bernabè e Marco Magnaghi che ci racconteranno come è cambiata la loro organizzazione e come siano poi frammisti i ruoli dei singoli dipartimenti all'interno dell'organizzazione per far sì che l'esperienza digitale e per il consumatore e per il dipendente interno sia vissuta come un'unica esperienza senza gradi di rottura. Avremo poi Gruppo Reale Mutuo Assicurazioni che ci racconterà attraverso l'esperienza di Matteo Lobue come hanno fatto proprio i principi del social learning. Roberto Palcaldi, invece, che è il responsabile per l'Italia di Adecco Training, ci racconterà invece come sono cambiate le esigenze formative da parte delle aziende e, da ultimo, come sia necessario ripensare lo stesso concetto di leadership all'interno delle organizzazioni. E qui con me c'è Stefano Schiavo, della faculty sempre di Adecco Training, che ci racconterà i principi della social organization. Tutto ciò premesso e detto, vi auguriamo una piacevole discussione con noi, vi invitiamo a farci le domande. L'hashtag per oggi è Social HR, quindi potete scriverci, l'account di riferimento è Adequitalia e ovviamente Social Media Week Milan. Passo la parola a Jennifer e vi auguro di nuovo una buona giornata. Grazie, buongiorno a tutti, sono Jennifer Mallegni, ho 26 anni e sono qui per raccontarvi la mia esperienza lavorativa, di come ho combinato la mia passione per i social media, è diventata una parte fondamentale del mio lavoro. L'incontro con il mondo dei social media è stato 5 anni fa, quando ho iniziato a collaborare con la redazione del portale del turismo della regione Toscana e anche se io mi occupavo, più che altro avevo un ruolo di multimedia editor, in quello stesso anno la regione Toscana ha lanciato una campagna di promozione turistica che si avvaleva soprattutto dell'uso dei social media. Da lì, diciamo, insomma, è stato amore a prima vista per questa nuova realtà e ho iniziato anche a vedere i social network da un punto di vista totalmente diverso.
che magari una persona coetanea della mia, insomma, una persona della mia età tende quasi, non è mai a conoscenza. Da lì ho iniziato a informarmi in autonomia, leggendo blog, facendomi una formazione, leggendo i trend, o vedendo anche cosa come si muovevano gli altri enti del turismo del mondo. Ed è stata una grande scoperta, anche perché io ho studiato turismo, però all'università molto spesso questi nuovi mezzi di comunicazione non si tratta. Dopodiché, ho deciso insomma, di fare di questa mia passione appunto un lavoro. Ho iniziato a gestire i miei social network, non so, Facebook, Twitter, LinkedIn e anche altri social network in maniera molto più, diciamo, professionale da personal branding, perché molto spesso dai ragazzi giovani questi strumenti vengono sottovalutati, vengono solo usati come intrattenimento, mentre in realtà hanno una grande potenza anche di personal branding. Dopo un paio d'anni della mia collaborazione con la Regione Toscana, ho fatto un'esperienza all'estero, in Germania, lavorando per Trivago, quindi sempre nel campo del turismo, però in un'azienda e-commerce. E devo ringraziare soprattutto anche Twitter, perché è lì che mi hanno, diciamo, individuato, hanno visto comunque una persona che era interessata, che era interessata al travel e al mondo dei social media. Sono andata in Germania, a Trivago, in particolare a Düsseldorf, e da lì, in quel momento, l'azienda era sempre una start-up, quindi ho avuto la grande sfida che mi è stata, insomma, affidata dal management, di iniziare un percorso nel mondo dei social media. Sono stata lì, diciamo, 3 anni, fino a poco tempo fa, poi ho deciso di rientrare in Italia, però questa esperienza molto forte, a 360 gradi di social media, mi ha dato un bagaglio culturale che posso poi riproporre anche in altre attività qui in Italia. La cosa che ora vorrei più spiegarvi, più che altro cosa mi sono portata dietro da questa esperienza. Innanzitutto, che il mondo dei social media sono un mondo dove si può vedere cosa fanno gli altri, però devi avere soprattutto una grande passione, perché devi essere sempre aggiornato sui trend, sulle ultime novità del momento, ed è un mondo che cambia continuamente. Quindi una auto, appunto, formazione quotidiana, perché nei social media bisogna essere molto veloci a sapersi adattare, a saper rispondere. Poi una cosa molto importante che spesso le aziende danno per scontato è che social media sono uno strumento di marketing a tutti gli effetti, quindi come strumento di marketing ci deve essere un'analisi, bisogna avere comunque un goal e sapere appunto come attuare una strategia. E poi diciamo che quando in un'azienda si instaura un dipartimento social media, questo non va a influenzare solo comunemente come si pensa l'online marketing, ma è un'attività trasversale che va anche negli altri dipartimenti. Molto spesso io mi sono sentita dire, magari dai miei colleghi, ma sei tu la persona social media, perché ci coinvolgi in queste attività? Però concretamente ho visto che quando si parla, che i social media possono essere utilizzati, per esempio, per una campagna di recruiting per un'azienda. Quindi il social media strategist può dare i suoi strumenti, ma ci deve essere comunque l'aiuto di una persona HR che conosce bene il target e questi obiettivi. Oppure una persona che fa customer service non può solamente saper rispondere a email o al telefono, ma deve essere anche in grado di saper monitorare comunque richieste o problemi su Facebook, su Twitter e sugli altri strumenti. Oppure una stessa persona PR che è in contatto con i giornalisti deve sapersi comunque approcciare anche al mondo dei blogger e saper comunque rilanciare delle notizie o fare networking sui social media. Quindi, diciamo,
è stato uno scambio con me e con i miei colleghi degli altri dipartimenti, ma ho avuto l'occasione anche di imparare molto da loro e saper definire anche quali strumenti utilizzare per i vari obiettivi che l'azienda si pone e comunque saper attuare varie strategie. Beh, questo ci dà assolutamente il là rispetto all'intervento di Amadori, ovvero come la strategia digital diventa veramente digital se è fatta propria da tutte le persone che compongono l'organizzazione. Quindi prima di passare la parola ad Amadori, volevo rendere noto un piccolo scambio di battute che c'è stato prima fra me e Jennifer. Mi ha chiesto, fa brutto se twitto durante l'intervento? Io credo proprio di no, nel senso che laddove appunto la persona riesce a gestire, proprio perché multitasking, l'ascolto, la partecipazione, con un dialogo anche che passa attraverso i social media, volevamo solo rassicurarvi che non si sta facendo i fatti suoi, ma sta assolutamente mettendo in comune delle conoscenze e delle competenze. Parola ad Amadori, grazie Jennifer. Bene, buongiorno a tutti. Io partirei con questo. Adesso, come molti di voi sapranno, Amadori è un'azienda alimentare, quindi il nostro business è un business tradizionale. E Amadori ha 7.300 dipendenti, tutti in Italia oggi. Sicuramente dal punto di vista, dal nostro punto di vista, ecco, il digital marketing è una disciplina ormai matura e sicuramente la nostra esperienza è stata un'esperienza di eccellenza, come vi racconterà meglio Marco Magnaghi, nel campo del digital marketing rispetto evidentemente al digital HR o comunque alle esperienze digital rivolte ai dipendenti e al mercato interno. Questo perché evidentemente digital HR è meno maturo rispetto al digital marketing. Settore tradizionale più questa considerazione fa sì che il rischio sia essere 2.0 verso l'esterno per un'organizzazione come la nostra e 1.0 se non 0.0 verso l'interno. Allora quali sono le strategie perché questo non accada e che cosa abbiamo fatto perché evidentemente questo rischio non si sia manifestato? Ecco, il punto è rivolgere un'azienda come la nostra evidentemente verso aspetti intangibili, perché di questo stiamo parlando, dal nostro punto di vista si ottiene generando per gradi consapevolezza e impegno, commitment dell'organizzazione verso queste tematiche. Come si fa? Puntando su un circolo virtuoso di progetti anche limitati, anche spot, che però vengono chiusi e i risultati di questi progetti pragmatici vengono misurati e portati all'attenzione dell'azienda. Quindi partendo anche con iniziative limitate, puntate su specifici settori che possono essere per esempio Digital Academy, ma rivolti a un specifico segmento della popolazione aziendale come può essere la forza vendita per un determinato scopo, piuttosto che far accedere a una videoconferenza data sulla tua singola postazione di lavoro perché tu possa limitare il numero delle trasferte. Ecco, questi singoli progetti, e ne abbiamo moltissimi in campo, sia già realizzati, sia ancora da realizzare, però chiusi, monitorati, risultati concreti e fatti conoscere all'azienda. Questo permette ad ogni singolo step di rilanciare ottenendo sempre più consapevolezza e commitment dell'organizzazione. Buongiorno a tutti, sono Marco Magnaghi, io mi occupo dell'innovazione di prodotto, quindi le cose che vedete sullo scaffale nascono dal mio team e poi di tutte le iniziative digitali e di comunicazione tradizionale. Per farvi un esempio in ottica di digital marketing, noi quello che stiamo facendo è di dare un'esperienza che sia il più possibile lineare nei confronti del consumatore, dalle cose più semplici. Qualcuno scrive sulla fanpage chiedendo il dettaglio di un prodotto, noi dobbiamo in pochi minuti, diciamo in poche ore, dare una risposta. Al consumatore non interessa sapere se per dare quella risposta noi dobbiamo chiamare 5 persone o se la persona del community management già la sa. Se abbiamo un dettaglio di prodotto e dobbiamo chiedere al product manager e lui è in ferie, al consumatore non interessa. Quindi l'aspetto più sfidante in questo momento è l'accelerazione
e anche trovare appunto il giusto work-life balance. Possiamo disturbare la persona in ferie, chi si prende la responsabilità di rispondere al suo posto? Ripeto, all'esterno tutti i processi aziendali, le barriere organizzative devono essere trasparenti, quindi questa è la prima sfida, e per rispondere a questa sfida stiamo imparando molto dai più giovani, che effettivamente hanno una maggior dimestichezza con gli strumenti social. Quindi in ottica di reverse mentoring, i più giovani effettivamente spiegano alle persone un po' più mature quali sono le regole del gioco. Per dare un esempio più semplice, per gli esempi più complessi, come ad esempio MasterChef, quella è un'operazione decisamente complicata, ci sono decine di persone coinvolte, numerose funzioni aziendali sia all'interno che all'esterno, e quindi vedere l'uomo che si occupa del product placement, l'uomo che si occupa della pubblicità, l'uomo che si occupa dell'iniziativa sul social, l'uomo che si occupa di mettere l'etichetta sul prodotto, chi poi si occuperà del concorso, chi si occupa dell'evento, sono processi molto molto complicati, e solo attraverso una vera collaborazione interna che superi nuovamente, stresso questo concetto, le divisioni organizzative, solo in quel modo si può cercare di essere efficace e dare una visione univoca rispetto al consumatore. E qui c'è il tema della cross contamination, del cercare di imparare un po' da chi ti sta di fianco, alzarsi, quindi siamo... Avete istituzionalizzato questa condivisione di competenze? Come fate a far sì che ciascuna persona sia in grado poi appunto di avere una contaminazione nel proprio patrimonio informativo e culturale, così che possa anche fare le veci di qualcun altro? Allora, intanto è stata una grandissima fortuna avere avuto un dipartimento che ha iniziato a occuparsi stabilmente di digital marketing anni fa, sempre in un contesto come il nostro, perché evidentemente questo ha iniziato a seminare, cioè sostanzialmente ha creato già un'abitudine su dipartimenti che possono essere marketing, trade marketing, vendite, che hanno iniziato a lavorare insieme su questi temi, IT, che hanno iniziato a lavorare insieme su questi temi creando su specifiche persone delle competenze che poi dopo vengono usate anche per i processi interni, e quindi nel momento in cui iniziamo a occuparsi di progetti di digital HR troviamo già, per esempio nel settore IT, delle competenze utili per poi dopo interagire. Un altro aspetto molto importante che ci aiuta è comunque una forte tensione verso l'innovazione e l'eccellenza che in Amadori è presente nei singoli dipartimenti. Okay? Questo non vuole dire di per sé che i dipartimenti lavorano insieme in maniera eccellente. Che cosa significa? Cosa serve per far lavorare insieme queste persone? Allora, c'è sicuramente un aspetto di contaminazione di competenze tecniche, però noi abbiamo insistito moltissimo su aspetti viceversa di comportamenti, cioè queste persone che lavorano insieme sono in grado di lavorare insieme. Che tipo di resistenze avete incontrato, se ne avete incontrate? Ma sa, è chiaro che nel momento in cui queste persone devono lavorare in gruppo e quindi su progetti trasversali piuttosto che all'interno dei silos organizzativi, evidentemente ci vogliono capacità che evidentemente non è scontato che queste persone potessero avere, e quindi ci vuole una visione matura e capacità anche di, non so, project management per esempio, no? Ma anche e abbiamo fatto training su questo, ma probabilmente non è mai abbastanza, ma aspetti anche di comportamentali, ribadisco, di intelligenza emotiva, capacità di relazionarsi con gli altri e non fare per esempio power games all'interno dell'azienda, ma viceversa mettere a disposizione le proprie competenze perché le cose funzionino. E mi creda, tantissime volte le cose si fermano per queste ragioni qui. Immagino. Che dette qui uno possono sembrare anche banali, ma poi dopo a volte sono in azienda molto più importanti rispetto agli aspetti meramente tecnici, perché le competenze oggi, certo, all'interno di Amadori sono davvero molto potenti, ecco. Aggiungo solo una battuta, certo. Noi abbiamo una task force, quindi il digital marketing è distribuito, c'è un, come Altimeter lo chiama, un hub composto da appunto il marketing strategico, del quale faccio parte, l'IT e il trade marketing, e noi lavoriamo, ci vediamo ogni 2 settimane, facciamo il punto, abbiamo un piano ben definito che parte dalle vendite, le attività trade, quindi come il digital possa supportare le vendite, come possa raccordare la comunicazione in TV, e quindi è un lavoro a 6, 8, 10, 12 mani, man mano il team si allarga, si restringe, bisogna essere molto flessibili e avere in mente il palinsesto che il consumatore si aspetta e non tanto il programma aziendale.
Questo ci porta a Gruppo Reale Mutua Assicurazioni, grazie mille, perché in qualche modo abbiamo toccato temi quali appunto le cosiddette soft skills, la necessità di lavorare in gruppo, la necessità di fare un'operazione di educazione e di coinvolgimento da parte dei dipendenti, in modo tale che quello che è un prodotto appunto che da un lato vediamo negli scaffali, dall'altro invece ci accediamo in qualità di servizio, sia poi effettivamente portato alla clientela nella maniera più corretta possibile. Come avete fatto proprio questi principi in Gruppo Reale Mutua Assicurazioni? Buongiorno a tutti, vi intrattengo raccontandovi qualcosa che parte dalla considerazione precedente. Qui può sembrare banale, in realtà chi lavora in azienda sa che non è banale da nessuna parte, anche nelle aziende più social, uscire fuori dagli schemi organizzativi per riorganizzare il proprio modo di intendere l'azienda e nel nostro caso la formazione. Io lavoro nella scuola di formazione di gruppo, quindi mi occupo di tematiche legate a come le persone dovrebbero apprendere, non più essere formate. L'unità in cui lavoro infatti non si chiama social training, ma social learning, perché il focus è passato pian piano da quella che era un riversamento di formazione a ma cosa ho imparato? Davvero serve tutto questo movimento intorno alla formazione se poi le persone mi danno sempre le stesse domande? Come mai questo corso non è efficace? Come mai non riesco comunque sul lavoro ad applicare quello che vedo? Allora, abbiamo provato a far proprio la centralità del cliente, che è un concetto di marketing che chiunque dà per scontato, ma che anche nelle aziende è chiaro non essere solo una parola, o non doverlo essere, e l'abbiamo fatto proprio all'interno. Quindi la centralità dell'utente di formazione e dell'utente dell'apprendimento, perché l'apprendimento è sia produzione in ambito social che ricezione, che trasformazione. Allora ci siamo fatti l'idea che per prima cosa bisogna essere consapevoli di quello che si fa. Abbiamo scelto questa parola, parlando un po' anche tra noi, rispetto alla responsabilità che dà un senso di pesantezza e rispetto alla libertà che dà un senso di panico alle organizzazioni. Qualunque direttore di risorse umane, specialmente si occupa anche di ambiti legal, sicurezza, IT, eccetera, trema di fronte all'idea che un impiegato possa non tanto accedere a Facebook, e comunque succede ancora, tantissime aziende, i social network sono bloccati, per cui non puoi manco mettere il like alla pagina Facebook della tua azienda. Ma non si preoccupa di quello, si preoccupa della reputazione che può essere, secondo insomma, una qualunque indagine, messa a repentaglio da un qualsiasi tweet, da un qualsiasi messaggio messo come persona che poi si dichiara appartenente a una certa azienda. Allora abbiamo pensato che rispetto a tecnologia, rispetto a contenuti, rispetto all'organizzazione, e rispetto all'apprendimento, noi dobbiamo ricordarci che sono queste cose che devono trasformarsi intorno all'utente, quindi intorno al dipendente di un'azienda, che deve essere però educato nel senso un po' inglese, no? British di education, quindi qualcosa che ha a che fare veramente con la sfera della vita, non tanto con la didattica. Anche se ci occupiamo pure di quello, ci siamo detti no, non va bene che anche questa volta, come già si fa in Italia abitualmente, come già si fa nelle aziende e nelle assicurazioni nell'ambito finanziario dove tutto è normato, non è possibile fare un'enciclopedia Treccani di leggi su social, una social media governance in cui ogni due giorni devo mettere la policy perché Pinterest ha fatto la nuova release o Facebook ha cambiato le regole di policy. Non va bene. Bisogna insegnare alle persone a attraversare la strada indipendentemente dal fatto che ci sia un semaforo, una striscia pedonale, che sia un'autostrada a quattro corsie o una stradina di campagna. Bisogna insegnare alle persone a comportarsi consapevolmente, quindi l'idea è proprio quella della consapevolezza, che è un misto tra responsabilità e libertà, cioè è una scelta che tu fai sia all'interno sia all'esterno. Per questo ci stiamo attrezzando con una piattaforma di collaborazione in cui abbiamo deciso che la social media governance darà le indicazioni principali, ma sperimenteremo con le persone che cosa vuol dire prendersi la responsabilità di produrre un contenuto. Quindi, riprendendo anche l'intervento di Jennifer prima, sì, io vado a produrre un contenuto, vado a dire qualcosa in libertà,
ma in un'azienda sono molto più consapevole se so che l'effetto che produce, se l'ho sperimentato, se ho visto quante volte mi hanno retweetato o la mia idea è stata utilizzata per cose produttive, ho più consapevolezza che questo contenuto genera qualcosa, no? Può generare un'onda piccola, un'onda grande, può generare un cambiamento, sia in me, perché la mia brand reputation interna e anche personale, la mia personal reputation cambia, sia per l'azienda, perché dalle idee delle persone veramente nasce il nostro futuro. Ho una domanda a questo proposito. È di ieri una ricerca che dice che sulle 100 top companies europee soltanto 56 direttori HR hanno un profilo LinkedIn. Quindi mi chiedo, chi deve fare educazione? Chi in qualche modo pone il problema della responsabilizzazione, dell'accountability, oppure appunto della gestione della libertà? Okay. È in grado di farlo? Prima domanda. Seconda domanda, le linee aziendali, e parlo di management e direzione, hanno il giusto approccio o spesso e volentieri sono i primi ostacoli al cambiamento nella tua esperienza? Ci stiamo documentando, cioè abbiamo capito che ci servono tre cose, un forte commitment ma una gerarchizzazione molto bassa. Ci serve non creare porte e quindi pass virtuali o fisici che siano, ma creare portali, no? In cui le persone quando entrano abbiano la consapevolezza che stanno entrando da qualche parte, ma hanno anche la libertà di farlo, come dicevo prima. E poi stiamo creando qualcosa intorno alle persone che parte dall'alto. Quindi stiamo scoprendo che è vero, pochissimi dei nostri manager, siamo un po' old style, un po' sabaudi come gruppo naturalmente, quindi molto prudenti in generale, per prudenza, quindi non sapendo, non mi faccio il profilo, così sono sicuro di non fare errori. Molti manager non hanno profili social di nessun tipo, oppure non lo dichiarano, e quindi per molti altri è difficile persino comunicare con loro su questo livello. Ma abbiamo notato che c'è molta più apertura di quanto credessimo. Cioè il non avere un profilo non corrisponde a una chiusura, risponde a una prudenza, a una consapevolezza di doversi impegnare per gestire una qualsiasi cosa. E questo per in questi ultimi tempi, facendo interviste al top, al middle management, ci stiamo accorgendo che moltissime persone non vedono l'ora che qualcuno li aiuti ad entrare. E questo ci porta invece, grazie Matteo, all'intervento di Roberto Bancaldi, che è responsabile di Adecco Training in Italia e che quindi in questo ruolo ha avuto la possibilità di testare queste esigenze emergenti in aspetto formativo. E quindi anche lì di nuovo mi interessava, stiamo raccontando evidentemente realtà molto avanti, no? Quindi abbiamo la fortuna di avere ottime testimonianze con criticità al vostro interno. Voi stessi ci state raccontando che non è tutto privo, come dire, di inghippi il percorso verso le social HR. La tua esperienza cosa ci può raccontare? Ma guarda, io vorrei proporre un percorso, diciamo così, in questi 5 minuti di mio intervento, cioè quello di dire la formazione può essere uno specchio di come le aziende mutano e cambiano anche rispetto al mondo social, perché se partiamo da un concetto che la formazione, l'azienda che sceglie o non sceglie di fare la formazione lo sta facendo attraverso un proprio processo culturale. La scelta di cosa fare e di che metodologia utilizzare o che spunti adottare è anche in questo caso una scelta consapevole, più o meno consapevole, dell'azienda. Quindi se noi tracciamo, se noi guardiamo quelle che sono le evoluzioni dell'azienda, di quello che l'azienda chiede, ha chiesto un tempo e chiede adesso, probabilmente possiamo avere uno sguardo rispetto a cosa sta cambiando in termini di cultura e di valori. Le aziende diventano social. Allora io vi posso dire questo, che adesso l'acquisto di formazione da parte delle aziende avviene non per benefit, la formazione non è un benefit. Io mi ricordo un tempo che la formazione era un benefit perché integrava la compensation delle persone, se non posso darti 1.000 euro, beh, ti faccio fare un bel corso da qualche parte. Qualche volta succede anche adesso, però culturalmente non è questo più un problema dell'azienda, non è così che serve la formazione, perché la formazione è un investimento e quindi come ogni investimento richiede un ritorno,
E quindi, ancorché difficile da misurare, si introduce il tema della ROI della formazione, no? Cioè, faccio un investimento formativo, ma tu alla conclusione del percorso formativo sai fare di più o di meno rispetto a quello che sapevi fare prima? Perché se di meno è difficile, ma se non sei migliorato, allora voglio dire, forse quell'intervento non è servito. Quindi la scelta della formazione di cosa far fare alle persone avviene anche secondo questo criterio. Terzo aspetto, tempo e denaro sono aspetti assolutamente fondamentali, quindi se io devo scegliere, se io scelgo come azienda di fare formazione, preferisco che questa formazione, proprio per il tema del ritorno, sia immediatamente spendibile in termini di competenze, mi fa piacere il tema del learning e non del training, perché è l'acquisizione di competenze che io metto immediatamente in campo nell'attività che vado a svolgere. Quindi il processo di formazione interaziendali, dove per interaziendali intendo una formazione, come dire, destrutturata o decontestualizzata rispetto a specificità, non è più un elemento centrale per l'azienda, perché è un investimento che non fa ritornare. Se pensate, queste cose che adesso non si fanno erano molto sviluppate 10 o 15 anni fa, erano il centro della formazione 10 o 15 anni fa. Altro tema, su cosa si fa formazione? Noi siamo una struttura che fa formazione su tutte quelle che sono le funzioni aziendali, no? Però è logico, facciamo parte del gruppo Adecco, il gruppo Adecco è leader nell'ambito delle risorse umane, quindi è chiaro che anche noi come struttura formativa abbiamo un nostro know-how e siamo più facilmente riconoscibili nell'ambito HR. Un tempo le modalità di formazione, i contenuti di formazione, pensiamo ad esempio al tema della leadership, erano molto incentrate su il leader assertivo, il leader motivatore. Adesso invece la leadership come tema, no? Se vogliamo prendere questo tema e farne un'analisi nel confronto di cosa è passato in 10 anni, adesso la leadership è una leadership partecipativa, è il manager coach. Cambia, ci siamo? L'uomo solo al comando, il capitano che dietro c'ha tutti e lo seguono, non è un modello aziendale nella maggior parte dei casi. Allora mi chiedo perché questo è cambiato. Le cause possono essere varie, evidentemente. Però se voi pensate, noi tutti quanti noi siamo costantemente collegati social, viviamo social, non nell'ottica di fruire di contenuti di altri, ma di partecipare noi stessi alla costruzione dei contenuti, alla costruzione della comunità. È plausibile / possibile che ci sia una dicotomia, un iato, uno scostamento così forte tra la mia vita sociale, che è una vita, come dire, di partecipazione, e la mia vita lavorativa, che è una vita lunga, perché voglio dire, è lunga perché lavoriamo a lungo, è lunga perché lavoriamo molto tempo in azienda, sappiamo che con le varie riforme, cioè, è più facile uscire dall'azienda stesi nell'ultima istanza della nostra vita piuttosto che avendo qualche cosa da poter fare dopo. Quindi è possibile creare una dicotomia così forte? Probabilmente no, perché il cambiamento comunque è forte nel comportamento delle persone. Allora le aziende possono dire, ma a me non mi interessa, io ho i miei valori, la mia cultura è così, il capo comanda, si fa in questo modo, se non ti va bene vai fuori. Ma questo non è che cambi la prospettiva, i cambiamenti avvengono indipendentemente dal fatto che noi diciamo sì, è bene che avvengano, avvengono. Darwin diceva, non è mica il più forte quello che sopravvive, è quello che si adatta meglio a quello che sopravvive. Io posso anche non accettare il cambiamento, ma tanto il cambiamento c'è comunque, e quindi la novità c'è, la posso cavalcare, la posso guidare, la posso costruire, perché logicamente ci sono alcuni aspetti, magari sarà occasione in un secondo giro del caso, che chiaramente condizionano la vita di un'azienda, no? Nel senso, l'essere costantemente connessi, l'essere costantemente disponibili, questo fa anche aumentare evidentemente il tempo di lavoro delle persone. È un trade-off importante questo. Siamo poi tutti disponibili a questo? L'azienda ti chiede questo, ma poi è in grado anche di riconoscerti i tuoi spazi di, tra virgolette, tuo spazio all'interno del momento lavorativo, visto che tanto si è allungato?
questi sono tutti problemi aperti chiaramente, no? Ma certamente le cose sono cambiate rispetto alla cultura, no, complessiva di tutti quanti noi. Roberto, io ho una domanda a questo proposito, sì. Così prendi anche fiato, visto che ti ho visto. Mi sono accalorato. L'ho visto, bene. Hai appena citato il tema della flessibilità e il tema, sì, del vivere connessi, che è poi il tema trainante di questa Social Media Week. Il concetto di smart working è stato uno dei temi centrali di questi giorni di discussione e sicuramente ci pone un problema. Lavorare di più, lavorare meglio, lavorare nei tempi privati, lavorare nei tempi dedicati al lavoro. È di pochi giorni fa la notizia di BMW che ha staccato in qualche modo i server e dice: teniamo in considerazione come tempo lavorato anche le email spedite dopo l'orario di lavoro, cerchiamo di farle recuperare durante la settimana. Quindi abbiamo a disposizione due macrovisioni: da un lato il tema della possibilità di gestire con libertà o responsabilità e o, meglio ancora, responsabilità, dall'altro lato la possibilità di essere sempre connessi ci mette nella condizione di dover lavorare di più potenzialmente. Come è vissuta all'interno delle aziende questa dimensione e soprattutto quali sono i tempi? Perché tu ci hai raccontato, appunto, il cambiamento esiste ed avviene, però il cambiamento può essere, come dire, accolto positivamente e cavalcato, oppure può essere osteggiato, e da qui anche la fine di molti modelli organizzativi. Nella tua esperienza, quali sono le aziende, quali tipologia di aziende ha fatto proprie queste istanze ed è riuscita a cavalcare l'onda digitale? Oh, la domanda è la più complessa di quelle, certo, che hai fatto, mi espone ed è un problema, quindi adesso cercherò di essere giustamente equilibrato. È difficile dare delle indicazioni secche rispetto a settori. Si è portati a pensare che chiaramente le aziende che lavorano sui servizi e sul terziario evoluto avanzato abbiano una maggiore possibilità di interpretare in questo modo il tempo lavorativo. Penso che abbiamo però casi chiari, voglio dire, in cui questo non succede nonostante tu sia un'azienda del terziario avanzato. E al contrario ci sono aziende produttive che però si sono poste questo problema e hanno cercato di affrontarlo. Le tempistiche sono molto varie e diverse, perché di fatto essenzialmente parliamo di cultura aziendale. E la cultura aziendale, i valori di un'azienda sono un patrimonio comunque centrale e fondamentale. Probabilmente i cambiamenti più importanti sono i cambiamenti che vengono meditati bene, spinti con forte commitment, chiaramente. Buttarsi al di là senza pensare probabilmente non è sempre positivo, perché poi esiste una responsabilità anche sociale, voglio dire, no? Da parte delle aziende rispetto a bisogna continuare a fare profitti, perché aziende quello fanno, e perché mantenere i profitti significa mantenere le persone, fare in modo che le persone continuino a lavorare, non scordiamoci, voglio dire, anche questo aspetto. Quindi ci vuole responsabilità, ma si vuole capacità di lettura, ecco, questo credo che sia importante, cioè non consideriamo, non ancoriamoci al vecchio, perché il tempo cambia, muta, e quindi voglio dire, lo devi interpretare. Non tutto quello che io vedo di fronte a me è per forza un qualche cosa al quale devo buttarmi prima degli altri, devo essere in grado di leggerlo molto bene rispetto alla mia organizzazione, perché io sono fatto in un modo e tu sei fatto in un altro. Ottimo. Possiamo quindi dire che il percorso verso la social enterprise è per l'appunto un percorso. Stefano, ci vuoi indicare quali sono le tappe di questo percorso? Assolutamente. Allora, inizio confermando che Jennifer ha twittato, non era su Skype, e ha fatto degli ottimi tweet che potrete leggere. Questo serviva per... In secondo luogo, parto con una considerazione. Stavo cercando nella settimana scorsa qualcosa con cui partire col mio intervento, che desse un po' l'idea di cosa sta succedendo nelle aziende, e cercavo giustamente nei diversi esempi che abbiamo visto, quello della BMW era interessante, anche molti altri. Poi invece ho incontrato un mio amico che lavora nell'HR e che mi ha raccontato che la settimana scorsa ha passato un giorno a parlare con un dipendente, un ragazzo appena assunto,
che era entrato nell'ufficio acquisti, era disperato perché non aveva ancora capito benissimo tra richieste di acquisti, firme, controfirme, aveva tutta una procedura e un manuale che sicuramente era ben scritto. Lui disperato ha preso, sapeva che il fornitore era un suo amico, ha preso WhatsApp, gli ha scritto: senti, mi mandi intanto questa roba, ti metti già, che poi faremo tutta la parte formale successivamente. Lui ovviamente quando hanno scoperto questa, perché è successo, non vi racconto tutti i dettagli, l'azienda ha passato un bel po' di tempo a redarguire, a formare, a spiegare che ci sono delle procedure, che ci sono. Allora, chi si occupa delle trasformazioni che avvengono nelle quelle che sono le cosiddette social enterprise, non devono pensare, questo è molto importante perché si occupa di HR, che questi meccanismi devono portare a una anarchia organizzativa. Però bisogna capire che la risposta non è redarguire queste persone, ma costruire attorno una tipologia di azienda che sappia rispondere in maniera adeguata a delle esigenze di velocità che nella vita privata i ragazzi che stanno entrando adesso nelle aziende trovano e che poi invece dentro le aziende magari non riescono a riscontrare perché sottoposti a una serie di vincoli. Allora io il mio intervento volevo organizzarlo così, volevo fare all'inizio porvi due equivoci che probabilmente sono superati ma vale la pena ribadire. Aggiungere alcuni temi e arrivare poi alla fine a spiegare come si potrebbe costruire un percorso appunto che introduca una social enterprise, sviluppi una social enterprise. Vengo da un'esperienza manageriale molto lunga in cui ho lavorato su questi temi, quindi adesso pormi come da una parte consulente, dall'altra formatore su questi temi, viene da una consapevolezza di quelli che sono realmente i processi che avvengono in azienda e che ho ritrovato tutti negli interventi che sono stati elencati prima. Allora inizio dicendo i due equivoci. Uno è questo: venendo la social enterprise come evoluzione per molte persone dei temi dei social media, del social media marketing, poi si è esteso a un social media management e poi si è introdotta questa parola di social enterprise, social business e tutte le varianti possibili, sembra e può sembrare per chi si occupa di HR che abbiamo aggiunto una ennesima funzione aziendale da gestire all'interno di un insieme di altre strutture formali che in qualche modo bisogna far coordinare. L'equivoco sta nel fatto che in realtà, pur provenendo probabilmente da esperienze che nascono dal mondo marketing e dal mondo IT, in realtà il tema della social enterprise è qualcosa che tocca il sostrato culturale e organizzativo delle aziende e quindi non diventa un ulteriore elemento da gestire, ma diventa qualcosa che va a toccare tutte le aree funzionali e anzi le va a integrare con un percorso che è stato descritto, non è ancora così concluso, è in continuo divenire, è una sperimentazione continua che è poi un po' una delle caratteristiche che devono avere le aziende in questo momento per sviluppare la propria organizzazione, ma che è stato descritto anche prima da Amadori. Quindi il primo equivoco: non stiamo parlando di un'ennesima funzione aziendale, ma stiamo parlando di un tema culturale e organizzativo. Il secondo è quello che nasca dalla tecnologia. Come abbiamo visto, di tecnologia si è parlato molto poco. La tecnologia è in evoluzione, ci saranno soluzioni sempre più adeguate ai nostri tempi e siamo qui di fronte a sorti progressive e magnifiche. Ma dall'altra parte c'è un tema invece di organizzazione, di operations, di integrazione tra le diverse esigenze delle aree aziendali in cui la tecnologia viene dopo e viene ad aiutare. Allora, tolti questi due equivoci, sono molto importanti perché le HR nel primo contesto, quello che vede funzioni aziendali e tecnologia al centro, si pongono come spettatori che introducono nell'azienda questi temi e li gestiscono al meglio. Nella seconda visione, le HR invece devono prendere un ruolo di leadership nella trasformazione organizzativa. E ovviamente questi due tipi di approcci, uno più burocratico, formale, l'altro invece più organizzativo, ovviamente hanno delle conseguenze diverse. E le vediamo alla fine dell'intervento. Invece volevo farvi notare alcuni degli aspetti che l'introduzione di una social enterprise portano in azienda. Sono stati citati in quasi tutti gli interventi, ma provo un po' a riassumerli. C'è qualcosa che tocca il tema della disintermediazione. Ci accorgiamo sempre di più che qualcosa che mette in comune l'utilizzo dei social media nella politica, nelle guide turistiche, in chi fa selezione del personale o altro, è che saltano e si creano dei cortocircuiti per cui le figure chiave di intermediazione tra chi ha la domanda e l'offerta, tenendosi molto alti nell'esempio, saltano.
salta il ruolo di un giornalista perché nascono delle situazioni in cui ci si parla, salta il ruolo delle agenzie commerciali piuttosto che degli intermediari commerciali perché si trovano situazioni in cui il cliente, il consumatore e il designer in certi casi, la ricerca e sviluppo riescono a parlare direttamente. Tutto il tema che sembra slegato dall'HR, ma che vedete attorno a voi dei makers, della rinascita, della manifattura, del rapporto tra una ricerca e sviluppo avanzata e un consumatore più consapevole, non sono altro che l'evidenza di una disintermediazione anche in quel tema. Se la disintermediazione è un tema che nasce da qualsiasi processo che introduca i social media in un'organizzazione, una struttura, evidentemente anche dentro le nostre aziende la disintermediazione cambia completamente il ruolo dei manager in generale e delle HR in particolare. Noi dobbiamo pensare che prima si è detto responsabilizzazione è un tema un po' forte, così libertà è troppo estremo e fa paura, responsabilizzazione quindi e libertà non sono adeguati e forse consapevolezza può essere il termine più adeguato. In ognuno dei modi in cui si voglia vedere sappiamo che dobbiamo avere dei dipendenti e delle persone che pensano e si atteggiano nei confronti degli altri, dei processi aziendali e delle altre figure aziendali in modo diverso, in modo più aperto, più di partecipazione, più di condivisione. È ovvio che questo diverso ruolo fa paura non solo alle organizzazioni che rischiano di avere la gente su Facebook, ma anche ai manager stessi che capiscono che i classici sistemi di misurazione delle performance, piuttosto che anche il controllo di gestione in sé, non ha più quel ruolo di controllo, appunto. Abbiamo anche lì un equivoco tra il controllo in italiano e quello che si intende nel mondo anglosassone, ma deve essere un ausilio a sviluppare dei processi che siano effettivamente, facciano da ponte tra una funzione e l'altra. È ovvio che richiede tutto questo un grande sforzo, non solo nei manager, non solo nelle HR, ma anche nei dipendenti. In molti casi mi accorgo che quando si comincia a dire guarda che hai la possibilità di condividere le tue perplessità con il resto dell'azienda, a mettere all'interno di un forum le tue opinioni, questo crea molto timore perché esporsi vuol dire da una parte rischiare di perdere e di diffondere il proprio know-how su cui spesso si fa anche si crea la propria posizione, dall'altro quello di non sapere benissimo che reazioni avverranno nell'azienda. Allora, queste ed altre cose che succedono quando si costruiscono delle aziende che pongono il tema del social all'interno della propria organizzazione, sono delle situazioni che determinano la necessità di sviluppare un percorso di costruzione dell'organizzazione che parta da un learning studiato in maniera diversa e da poi processi di emulazione più che di evoluzione aziendale che riescano a portare questo tipo di pensiero, di approccio all'interno di tutta l'organizzazione. Passo quindi alla parte finale, vi ho elencato un po' delle caratteristiche che sono disruptive e mettono a rischio gli equilibri tradizionali delle organizzazioni. Vi ho detto che c'è un equivoco all'inizio, vi dico come si può costruire in maniera controllata ma anche aperta e veloce un'organizzazione che assomiglia a quelle dei casi eccellenti che abbiamo sentito. Si fa attraverso un learning nuovo che cerchi di mettere le persone in una condizione culturale simile a quella che dovranno andare a incontrare. Pensiamo che utilizzare giochi, simulazioni, utilizzare delle situazioni, dei contesti in cui il comportamento diventa la base per formare le persone. Cioè le reazioni alle dinamiche sociali danno una specie di epifania e consapevolezza del proprio approccio. Ho fatto nell'ultimo anno molte situazioni di giochi in cui a un certo punto le persone stesse si dicevano ma guardandosi un po' dall'esterno, ok, mi hai messo in un contesto che simula un processo aziendale, io ho replicato il mio comportamento tradizionale e mi accorgo che con questo non arriviamo da nessuna parte. Ti metto in condizioni in cui ti mostro che la libertà estrema non è un divertimento, è qualcosa che ti aiuta, ma richiede in te uno sforzo superiore. Infine ti metto in delle condizioni in cui l'apprendimento avviene mentre sei in queste dinamiche e non attraverso slide, testi o altri di approfondimento che potresti trovare anche al di fuori di un percorso formativo. Se questo è un percorso che aiuta le persone a essere consapevoli, come si diceva prima, dall'altro lato poi il learning non basta, ma bisogna entrare nei processi. E per entrare nei processi bisogna toccare
e probabilmente aderire a certi modelli che tradizionalmente hanno già affrontato, senza che ci fossero di mezzo il digitale, processi di questo tipo. Mi vengono in mente il lean thinking, il design thinking, tutto l'armamentario di modelli di partecipazione, di creazione del valore dal basso, dal visual planning a altri strumenti e tool di partecipazione, che applicati e mediati attraverso i nuovi strumenti social possono veramente far cambiare le aziende in maniera molto veloce. Io ho una domanda per te rispetto a un tema che hai toccato, ovvero quello della produttività e della misurazione della performance. Credo che sia esperienza comune, diciamo, il pregiudizio o comunque la battuta sul collega a cui cade la penna alle 5, che sia pregiudizio comune rispetto all'ultimo che spegne la luce dell'ufficio il più tardi possibile, ma in realtà come cambia, anche appunto con una connessione ormai perenne, la valutazione e dei dipendenti, ma anche del capo dall'altra parte. Perfetto, questa è una delle domande più interessanti su questi temi, perché effettivamente tocca il timore anche di perdere il controllo su quello che avviene in azienda. E la risposta, come dicevo nell'ultima parte dell'intervento, viene proprio da quelle filosofie organizzative che hanno già dovuto affrontare, senza aver di mezzo i social media, le stesse tematiche. E una cosa che ad esempio il Lean Thinking dice è che nel momento in cui si crea trasparenza nei gruppi di lavoro e da una prestazione individuale diventa una prestazione di un gruppo, con una specie di gogna pubblica, per usare un'espressione un po' forte, per chi di fronte al suo impegno nei confronti di un gruppo che sta perseguendo un obiettivo insieme, viene misurato in maniera trasparente non solo dal suo capo ma anche dal resto del gruppo, questa trasparenza porta a un engagement, a un impegno che autoregolerà il comportamento delle persone. Non andranno su Facebook a chattare con gli amici, e non servirà a impedirgli l'accesso a internet se si costruisce un sistema di trasparenza nelle performance, negli obiettivi, nei risultati che le persone hanno, perché il loro impegno sarà di fronte a un team che li valuterà. E avendone viste molte di queste situazioni, vi assicuro che il controllo sociale che avviene in un team che ha un obiettivo comune è molto più forte di quel controllo dall'alto di un team molto gerarchico. Cambiare le prospettive e dare un impegno a una persona di fronte a dei colleghi alla pari, in una struttura gerarchica molto piatta, porterà dei risultati molto più forti. Ovviamente avendo però questa consapevolezza che bisogna costruire una leadership simile a quella descritta nell'intervento precedente. Grazie. Abbiamo visto, grazie a tutti gli interventi che ci hanno preceduto, quali possono essere i possibili scenari del futuro del lavoro. Sono scenari molto ottimisti, molto rosei, in cui crediamo e speriamo che funzioni così, però evidentemente la nostra realtà quotidiana non è sempre così trasparente, così aperta e così, diciamo, di flessibilità reciproca. Vorrei cogliere l'occasione di questo quarto d'ora che ci rimane per delle domande del pubblico. Io ne ho moltissime, però appunto abbiamo impostato la sessione in ottica dialogica e interattiva, quindi se ci sono delle domande, ben volentieri. Vedo anche vari direttori HR, quindi magari anche loro possono raccontarci la loro esperienza. Ed è altrettanto interessante vedere come la vive il lavoratore o chi sta cercando lavoro. Nessuno rompe il ghiaccio? Eccola qua. Buongiorno. Opla. Buongiorno. Sì. Ok. La mia in realtà non era una domanda mia, ma una domanda suggerita proprio dal Widiwall, che era quella relativa a Facebook. Cioè, vi hanno mai chiesto la password di Facebook durante un colloquio di lavoro? Sì. Diciamo con un'espressione un po' sbalordita, ecco, perché poi una cosa è chiedere l'amicizia, una cosa è chiedere la password, quindi questa era una domanda. E un'altra era sempre ispirata da voi a proposito della digital reputation, cioè come si può gestirla, cioè essere se stessi, cosa significa nel mondo social, poter vivere un po', cioè sempre ipercontrollati, stare sempre sul pezzo, oppure ogni tanto potersi rilassare, sbottonarsi, diciamo anche con qualcosa che non ci fa essere strettamente professionali. Ok. Qua.
Allora, la prima domanda, quindi quella relativa alla richiesta di password su Facebook, fa riferimento a una ricerca che abbiamo effettuato lo scorso anno. Da 3 anni Adecco fa una ricerca su social recruiting e chiede a candidati e aziende come vengono utilizzati i social media nella ricerca di lavoro da un lato e nella ricerca di candidati dall'altro. E poiché c'erano arrivate diverse segnalazioni, specialmente nell'ambito statunitense, noi appunto siamo un gruppo mondiale, rispetto a possibili violazioni della privacy in sede di colloquio, abbiamo fatto la domanda ai recruiter. E quindi abbiamo chiesto ai selezionatori se avessero mai chiesto la password di Facebook nel corso di un colloquio, e dall'altra parte abbiamo chiesto ai candidati se avessero mai ricevuto questa richiesta. E la risposta è stata sì. Quindi nel 5% dei casi questa cosa accade. Dopodiché, come dire, ci sono varie sfumature, la domanda era posta in maniera molto secca, l'hai chiesta o non l'hai chiesta, quindi non abbiamo poi la possibilità di andare a vedere nello specifico cosa questo funzioni. Però è una tematica molto forte, molto importante rispetto alla seconda questione che citavi, ovvero quella della reputazione digitale, dell'identità digitale professionale. Anche questo evidentemente è un tema fortissimo, che ha moltissimo a che fare con le strategie di ricerca di lavoro da un lato, e con la ricerca di candidati dall'altro, e pone in massima centralità un tema che è emerso nel corso del panel di questa mattina, ovvero la responsabilità e la consapevolezza. Essere se stessi o non esserlo? Io credo sempre che laddove si trovi un lavoro che piace, nella più fortunata delle ipotesi, si è già se stessi. Chiaro che però l'esposizione multimediale ci pone davanti a dei rischi. Quindi possiamo avere sfaccettature della nostra identità e della nostra personalità che banalmente non vogliamo condividere con capi, con persone che non fanno parte della nostra cerchia di amicizie più strette. In quel caso, e credo che Jennifer magari potrebbe raccontarci un po' di più, a mio avviso la strategia è duplice. Da un lato avere appunto la coscienza e la consapevolezza di quanto circola a proposito di noi stessi in rete, e prendere gli accorgimenti necessari. Per esempio, il set della privacy di Facebook lo controllo spesso e faccio sì che le mie foto di addio al nubilato non siano accessibili a tutti, prima cosa. La seconda cosa, utilizzo i social media in ottica di personal branding, quindi partecipo a gruppi di discussione professionali, cerco di far capire attraverso Twitter che ho uno specifico interesse verso un determinato settore, vado su LinkedIn e non lo considero come un deposito di un curriculum che rimane in qualche modo statico, perché altrimenti tanto voleva mandare un CV via email, ma cerco di interagire con gli altri, cerco di far proprio un'ottica di consapevolezza e di condivisione delle esperienze. Dopodiché abbiamo chi ha trovato lavoro in questo modo, quindi magari ce lo può raccontare ancora meglio. Vabbè, io sono completamente d'accordo con te, io però vorrei aggiungere che gli social media, magari io ho avuto questa esperienza insomma lavorativa grazie soprattutto a Twitter, però sono un modo anche per descrivere la personalità nella propria vita privata, per esempio, e penso che i recruiter non cerchino solo una persona con delle conoscenze molto operative, ma anche un determinato profilo, quindi se viene ricercata una persona per esempio dinamica o curiosa in qualche modo che deve anche fare insomma tante attività di lavoro di gruppo, magari mostrando la propria vita privata, che sia una vita molto attiva, magari si legge, si viaggia, viene fuori una persona potenzialmente valida. Poi rimane sempre l'altro 50% che sono appunto le conoscenze, quindi può essere, se sfruttato nel modo giusto, è sicuramente un valido strumento. Abbiamo risposto alla tua domanda, scusa. Io mi ricordo, avevo partecipato a un workshop qualche anno fa e una cosa che mi era rimasta abbastanza impressa era l'esempio di un ragazzo americano che era stato assunto da una grande azienda statunitense, però insomma nel profilo Facebook aveva pubblicato delle foto molto, diciamo, non compromettenti ma offensive, quindi è stato immediatamente licenziato. Quindi è anche un modo per i recruiter o comunque il tuo datore di lavoro scegliere insomma la persona più adatta per certe circostanze. Parere del recruiter in sala o sul palco? Aspetti, non so se sia un'altra domanda o se sia una risposta, però. Fantastico.
Buongiorno. Buongiorno. Ma allora, secondo me bisogna essere se stessi, perché se io provo a essere diverso, sono d'accordo, e per entrare in una certa azienda, se io provo a dire che sono una persona legata alla natura per entrare in Amadori, chiedo scusa se uso voi, ma siete sul palco, e poi in realtà sono uno che se vede un grillo ha paura, forse, magari raggiungo lo scopo se sono bravo a fare personal branding, ma nel momento in cui sono dentro Amadori e mi dicono guarda vai là dietro, c'è l'allevamento, scappo. Sono d'accordo. Allora, questo è un esempio banale, però anche il discorso delle fotografie offensive. Allora, intanto ci penso un attimo se pubblicare delle cose che potrebbero dare fastidio o essere, ma se sono connotato in un certo modo, forse dovrò scegliere delle aziende che sono nella direzione in cui io sono, perché mi troverò bene in quell'ambiente, non in quelle che sono esattamente all'opposto. Per cui essere se stessi, poi ovvio, una sfera privata, il problema del social è che diventiamo troppo pubblici e a volte non riusciamo più a essere noi stessi. E a volte il social pubblico si pone tra le persone. Siamo più a dialogare con i device che a parlarci di persona. Da questo sono un po' tradizionalista, però il contatto visivo, la parlare con la persona, l'ascoltarlo, vedere come si comporta mentre, come dire, è in un editorio piuttosto che su un palco, è importante quanto twittare o riuscire a connettersi con qualcuno con un social. Assolutamente. Grazie. Questo ci porta anche un po' alla dimensione online-offline, no? In qualche modo mutuando un'espressione di Giulio Xaet, che è un ragazzo che ha fondato Professioni del Web, la nostra vita anche professionale diventa online. Cioè, siamo davvero in qualche modo giudicati, o comunque abbiamo la possibilità di esprimerci nella nostra dimensione online, che però non può prescindere da quella di tutti i giorni, no? Dove c'è il contatto visivo, dove c'è il contatto personale. Quindi è evidente che la selezione di determinate fotografie, la selezione di determinati post, la scelta di partecipare o meno a determinati gruppi è totalmente libera, però ha delle conseguenze. Quindi l'importanza della consapevolezza e della coscienza del fatto che è pubblico, e quindi di essere bravi o quantomeno accorti in ciò che si condivide con tutti piuttosto che con soltanto una cerchia di conoscenze più strette. Altre domande? Silvia? Sì. Io ho sentito qualche giorno fa parlare di posizionamento delle aziende, per la prima volta perché mi interesso parecchio della parte marketing da utente più che da professional. Posizionamento sui social media. Nella stessa riunione ho sentito parlare di posizionamento personale. Mm-hmm. Quindi le aziende possono o non possono scegliere di essere in questo mondo? Non possono scegliere di esserlo. Lo sono comunque perché qualcun altro parla di te lì. Puoi scegliere se presidiare o no. Allo stesso modo col tuo profilo personale puoi decidere che il tuo profilo LinkedIn e Twitter è altamente professionale e quello di Facebook è altamente personale. Questo condizionerà gli amici che hai su Facebook, magari avrai nessuno dei tuoi colleghi. Ci sono persone che hanno 10.000 amici e nessun collega, per scelta personale. In questo modo non trovi una conciliazione, però trovi perlomeno un modo per decidere a chi dare accesso ad alcune informazioni. Non dimentichiamoci che già questo accesso c'è, non ce ne rendiamo conto. Quindi comunque la gente parla di noi, indipendentemente da che noi abbiamo o no un profilo, eccetera. Quanto noi vogliamo essere presenti in rete è una nostra scelta all'inizio. Dopo diventa una scelta dei nostri comportamenti, una conseguenza dei nostri comportamenti. Volevo aggiungere che al di là dei social network, ma ogni cosa ogni immagine che si posta, ogni cosa che viene condivisa sui social network, se uno fa su Google nome e cognome, comunque queste cose vengono fuori. Google non c'è amico. Google non perdona in questo senso. Una domanda? Eccoci. Sì, buongiorno a tutti, sono Germano Buttazzo di LinkedIn. Sì, intanto complimenti per gli interventi, insomma tutti spunti molto, molto interessanti.
Volevo ricollegarmi ad un tema e ad una dicotomia che era venuta fuori tra digital marketing e digital HR, no? Alcuni degli intervenuti parlavano, la nostra azienda è 2.0 in termini di digital marketing e 1.0 se non 0.0 in termini di digital HR. Secondo voi questa dicotomia, che in alcuni casi, in diversi casi, soprattutto in Italia, perché se guardiamo nel resto del mondo, negli Stati Uniti in principal modo è meno evidente, è dovuta ad una differente percezione del valore del cliente a cui offro un prodotto e del potenziale talento da attrarre, o è solo un problema culturale interno all'azienda? Io per fortuna ho parlato di potenziale discrepanza, ecco, io non sono convinto che noi siamo affatto 0.0, questo dal punto di vista interno, ecco, ci sono moltissimi progetti che noi stiamo facendo e questi progetti hanno un notevole riscontro, io credo che oggi noi siamo avanti anche da questo punto di vista e probabilmente molto avanti rispetto al nostro settore o altri competitori. Io dico che è un potenziale rischio di cui noi siamo consapevoli e sicuramente mentirei se non pensassi che in un'organizzazione come la nostra una paura della organizzazione è comunque una cosa da vincere quotidianamente con dei risultati concreti che questi progetti o progetti simili devono vincere, dando dei risultati tangibili, concreti, dando prova di coerenza con i valori dell'azienda, dando prova di essere sani così come e allineati con la visione dell'azienda. Questo è una cosa che d'altra parte tutti i progetti dell'azienda devono superare, anche questo tipo di progetti, tanto più che sono intangibili. Io non credo che oggi in Amadori questa differenza ci sia, anzi io sono molto orgoglioso delle cose che sono state fatte, però so che per far prevalere aspetti di questo tipo o l'innovazione bisogna essere a volte più pragmatici, più concreti dell'azienda stessa, ecco, questo sicuramente sì. Aggiungere una cosa al volo, dal mio punto di vista c'è un tema di urgenza che alla fine è la forza principale che spinge il cambiamento. Quando dall'esterno le persone ti chiedono determinate cose, ti spingono a intraprendere un percorso di cambiamento interno. Lo vediamo dall'alto col consumatore, lo vediamo dal basso con le persone, ovvero i dipendenti, che lavorano in un certo modo sui social e quindi rappresentano l'urgenza per l'azienda di cambiare. Ecco, forse nel nostro contesto il consumatore si è mosso prima e quindi noi di conseguenza ci siamo mossi prima, ma il consumatore poi è una persona che va in azienda e lavora e quindi un secondo dopo o contemporaneamente esprime questa urgenza anche all'interno dei confini aziendali. Rocco? C'è una domanda qui? Allora, Bresni su Internazionale qualche settimana fa diceva: quando dicono sì te stesso, di quale te stesso stanno parlando? Allora, questo concetto di essere appunto se stessi nel mondo del lavoro, nel modo di presentarsi, non è un po' retorico? Cioè, cosa vuol dire appunto essere se stessi? La domanda è per chi si occupa di risorse umane e chi fa appunto poi selezione o comunque colloqui di lavoro. Questa era la prima domanda, e l'altra era se a parità di competenze, curriculum, colloquio, vi è mai capitato poi di scegliere una persona realmente per le ricerche fatte in rete e per quello che in rete quella persona faceva? Chi vuole rispondere? È generica. Rispondo alla prima, mentre la seconda la lascio a qualcun altro. Ti rispondo solo perché sono stato a una mostra d'arte contemporanea l'altro giorno e c'era scritto in grande su una parete, era un artista americano, no, italiana era, e diceva stavo benissimo, mi sono sentita un'altra, e ha detto di conseguenza quando mi sento me stessa sto male, ed era una provocazione, adesso al di là anche della mia. Mi hai fatto venire in mente questa cosa che mi era piaciuta, il tema di essere se stessi, io abbasserei il livello rispetto a considerazioni filosofiche, direi
cerchiamo di non imbrogliare, nel senso, quando comunque ho una manifestazione pubblica e non, ma anche nel privato ovviamente, e esprimo delle mie caratteristiche, bleffare alla fine si scopre. Ovviamente non era un mio l'invito a bleffare, no, è chiaro, non puoi dire quindi, conosci il cinese nel curriculum e poi... Quindi evidentemente poi si può partire per la tangente con mille considerazioni, però il tema è si è amplificato notevolmente la visibilità di quello che facciamo. C'è anche un tema che dicevano di blocco alla mobilità sociale dettato dal fatto che la tua storia è visibile e un minimo di bluff che potevi fare una volta, per cui andavi a candidarti per un ruolo... un po' dicendo che prima avevi fatto qualcosa ma che non era possibile dimostrare, adesso in un secondo vado su LinkedIn, incontro che c'ho il mio amico e dice questo qua cosa faceva e il tuo bluff salta, per cui volendo rischia anche di essere un po' più un blocco a un positivo livello di bluff. Allora a quel punto si deve trasformare, se è una persona intelligente, in dimostrazione di ambizione, di voglia di cambiare. È come sempre l'intelligenza del singolo che sa adattarsi al contesto nuovo in cui siamo di fronte. Ma rispetto alla seconda parte della domanda, non ci capita spessissimo per la verità, ci capitano per esempio candidati giovani, di recente è capitato che ci parlino di loro attività professionali o collaterali, rimandandoci evidentemente a loro contenuti che sono presenti in rete e questi li seguiamo, ecco, sul loro invito. Ecco, meno proattivamente noi andiamo a cercare contenuti su di loro, ecco, devo dire la verità, probabilmente c'è un riflesso, no, di forte fiducia che noi abbiamo rispetto ai nostri metodi, rispetto a di selezione, quindi probabilmente potremo essere anche più proattivi, però c'è anche molto rispetto, ecco, nel non andare a cercare troppo l'informazione in fondo. Sì, andiamo con piacere sul loro invito a cercare, a guardare i loro contenuti e questo sicuramente ci aiuta a conoscerli meglio e d'altra parte ci piace questa ecletticità o proattività di persone che evidentemente hanno contenuti di loro ricerche piuttosto che loro anche attività non lavorative, come ci è capitato, di fotografi o produttori di contenuti che ci mostrano il loro lavoro e questo è bello dal nostro punto di vista, è comodo, anche facile. Buongiorno, a me è capitato spesso di parlare con headhunter e selezionatori della possibilità di selezionare o comunque di controllare un candidato attraverso il suo profilo Facebook e la risposta è stata sì, LinkedIn magari sì perché è professionale, Facebook no perché mi sembra un'intrusione nella sua privacy, salvo poi che durante il colloquio sappiamo tutti benissimo che vengono fatte sempre sistematicamente domande anche molto intime, sei fidanzato, hai una relazione stabile, che tipo di film ti piacciono, che tipo di gusti hai. Allora, mi domandavo, non si potrebbe abbattere quest'ipocrisia davvero, magari informandosi sulle caratteristiche personali di un candidato attraverso i social network e a quel punto al colloquio chiedendogli solo cosa sa fare e selezionandolo quindi in base alle sue attitudini, alle sue competenze e non al fatto che abbia una relazione stabile o che porti una maglietta gialla o un doppio petto. Rispetto a questo, e mi riaggancio alla domanda precedente, ci sono secondo me due parole chiave. Il primo è un tema di autenticità, che si richiama anche a quanto diceva prima la persona che ha parlato. E la seconda è il tema di coerenza, cioè quanto dichiari rispetto a quanto fai. Riagganciandomi all'osservatorio di cui parlavo prima, un curriculum su tre viene scartato sulla scorta di quello che ho trovato online a proposito della tua identità, quindi che sia un contenuto di Facebook piuttosto che quant'altro, quindi in realtà magari di persona non lo dicono, ma dopodiché invece lo screening online avviene anche questi strumenti e chiaramente laddove si digiti un nome e un cognome è chiaro che Google non perdona e mi trovo ad avere più informazioni rispetto alla tua identità nel suo complesso e alla tua capacità di gestirla. Quanto alla tua domanda, pone però un tema molto, molto forte, lo dicevamo prima, in qualche modo rispetto alle esigenze espresse dai direttori del personale e nel momento in cui si fa una selezione, si danno, passatemi la semplificazione, per scontate le competenze hard, cioè laddove tu vieni chiamato a fare un determinato ruolo è chiaro che
devo saper verificare se sai fare determinati, se sai svolgere determinati compiti. La differenza la può fare il tuo atteggiamento, il tuo modo di porti, quindi credo che sia anche abbastanza lecito e normale, ovviamente nei limiti della normale civile conversazione, indagare anche aspetti più soft, anche per vedere proprio come sei più a tutto tondo, perché in qualche modo la specializzazione e il tuo grado di competenza tecnica lo devi avere, altrimenti è difficile che ti riesci addirittura a sedere a un colloquio, non ci arrivi alla fase finale di selezione. E quindi spesso e volentieri quello che fa sì che venga scelto un candidato piuttosto che un altro è poi appunto come si pone, e non dico la maglietta perché quella conta fino a un certo punto, però appunto magari anche la sua abilità nel trasferirti certi messaggi, che magari poi tecnicamente sono identici, ma che sono trasferiti in maniera diversa. Un tempo si diceva: si viene assunti per le proprie competenze, si viene licenziati per il proprio comportamento. L'abbiamo anticipato, ma non è che sia una cosa così diversa o differente, è evidente. Io sto prendendo una persona che non conosco all'interno di un'organizzazione. Se voi pensate, si vede dal patto, io entro in un'organizzazione, ma anche l'organizzazione che in questo momento sta aprendo le porte a una persona esterna che comunque dovrà partecipare dei valori, della cultura dell'azienda nella quale entra. Non è una cosa semplice neanche questa, se la vogliamo dire. Poi è logico che ci sono pesi diversi, ruoli diversi, giochi diversi, poteri diversi in campo, però è indiscutibile che anche questo sia un aspetto rilevante. Anticipare la conoscenza del comportamento nel momento in cui esiste la possibilità di farlo è il retro della medaglia di questo, è un gioco che bisogna correre. A questo punto la gestione è un elemento del comportamento, se io non lo so gestire sto comunicando. Poi ci possono essere in contesti aziendali in cui questo anzi è un bene, altri contesti che si sa che invece questo non è un bene. La responsabilità penso che alla fine sia sempre un aspetto centrale, insomma, no, effettivamente. Poi uno sa, si mette lì, rischi e pericoli. Allora, buongiorno a tutti. Io mi ricollego agli spunti dei ragazzi di prima, sulla necessità insomma dell'autenticità e su quanto ci sia poi il desiderio dell'azienda di scavare su quello che una persona veramente è in termini valoriali. In contesto appunto social, una delle prime regole non scritte è che per essere credibile devi prima dare e poi ricevere. In questo modo costruisci quella che è la tua credibilità all'interno dell'ambito social. E premetto un'altra cosa, una statistica, non riesco a citare la fonte, me ne scuso, dice che il 70% delle assunzioni che non vanno a buon fine, quindi definiamo assunzioni che non vanno a buon fine, quelle che a un certo punto l'azienda taglia di sua iniziativa il rapporto di lavoro, deriva da un mancato cultural fit, quindi da una mancata aderenza di quello che è, come dire, il valore personale del candidato con i valori dell'azienda. Quindi è evidente che è un tema non secondario, perché è la causa principale del fallimento assuntivo all'interno dell'azienda. Quindi l'azienda ha, come dire, dal mio punto di vista, e io sono dal lato azienda della barricata, il diritto ovviamente di chiedere come una persona è, però riagganciandomi allo spunto di prima, che prima bisogna dare e poi ricevere per essere credibili, deve comunicare al candidato quella che veramente è l'azienda. Quindi il punto fondamentale è che penso che tante aziende non abbiano ancora fatto il passo di decidere cosa sono io, quali sono i miei valori, perché una persona è adatta per questa azienda, qual è come dire, il valore intrinseco di questa azienda che la contraddistingue da tutte le altre. Quindi chiarirsi questo e saperlo poi comunicare rende questo tipo di richiesta, che può sembrare intrusiva al candidato, molto più, come dire, potabile, molto più lecita e molto più etica dal mio punto di vista. Però è un passaggio che si fa ancora una certa fatica a fare. No? C'è una domanda? Allora, giusto per chiarire la cosa, visto che prima non mi sono presentato, Rodolfo Brezzi, di lavoro faccio quella brutta cosa che si chiama Ledanter. Ledanter può essere visto come quello che su missione, su mandato di un'azienda, va a cercare i candidati che hanno i requisiti idonei per ricoprire come competenze una posizione, ma oggi non verrebbe preso per quello.
perché grazie ai social, grazie alla diffusione dell'informazione è più facile avere informazioni di candidati che sono direttori di stabilimento o quant'altro. Forse l'headhunter è quello che cerca di capire l'azienda, anche quello che non ti dice, o almeno dovrebbe cercare di farlo, e cerca di trovare sul mercato chi ha sì le competenze hard, ma anche che ha nelle proprie, come dire, caratteristiche personali quelle cose che gli possono, come dire, far sì che quell'azienda sia il posto giusto per lui. Non è facile, se è ben chiaro, ma io gioco, almeno vivo il ruolo di headhunter come consulente tanto di chi mi paga la fattura, che è l'azienda, quanto del candidato che mi dedica il suo tempo venendo davanti a me. E se gli chiedo, hai una relazione stabile, non è per farmi i cavolacci suoi, glielo chiedo perché magari quella posizione io so già da una serie di cose che prevede che per 4 giorni a settimana tu sei in giro per l'Europa. Allora parliamone, te lo chiedo, ma poi ti spiego anche il perché. Attenzione, questa posizione prevede che tu sarai spesso in giro. Pensi di riuscire a reggere questa cosa, una cosa che ti creerà dei problemi nel personale? Pensaci prima di dirmi sì, sono interessato. Allora, se questo è il modo, se l'andare a chiedere informazioni di tipo più personali è per capire il candidato e per cercare poi di fargli una consulenza di come, dalle cose che mi dici, vedo questo e questo come aree buone e queste come un'area critica su cui ti invito a pensarci, ha un senso. Se è per farsi i cavoli degli altri, no. Questi ultimi due interventi mi hanno fatto venire in mente anche un'altra cosa. Stiamo valutando quanto siamo in grado, grazie alla presenza dei profili social delle persone, di capirne meglio, anticiparne il comportamento, di fare un matching con l'ambiente aziendale che cui andranno incontro per capire se il rapporto sarà positivo, crescerà e porterà valore. Aggiungerei che al pari del fatto che scopriamo meglio le caratteristiche comportamentali della persona candidata e quindi non solo vediamo il suo curriculum ma ne capiamo anche valori e altre cose, c'è l'altro lato che ha lo stesso processo. L'azienda tradizionalmente aveva dei comportamenti organizzativi interni che non sempre erano rispecchiati dall'immagine che il marketing o la parte commerciale esprimeva. E il belletto del marketing che si aggiungeva alle vere dinamiche, ai veri valori interni, una volta rendeva ancora più difficile quel matching di cui si parlava. Allora io sottoporrei la cosa, quando abbiamo parlato di social enterprise, intendiamo che lo stesso processo che avviene al singolo, alla persona, può avvenire, ovviamente in maniera virtuosa e non distruttiva per l'organizzazione, anche nel fatto di far rispecchiare all'organizzazione ciò che poi vuole manifestare all'esterno l'azienda. E quindi un percorso di consapevolezza dei dipendenti permette di far capire che quello è un certo ambiente in cui il candidato poi potrà adattarsi e quindi può essere virtuoso in entrambe le direzioni. Io vorrei aggiungere una cosa che però va un po' fuori da questa discussione, però dal punto di vista della persona che cerca lavoro, cioè non deve considerare il social network solo come una vetrina nel bene e nel male, ma i social network sono nati come strumenti di networking, quindi se una persona è interessata a un'azienda in particolare, andando su LinkedIn uno può capire innanzitutto chi ci lavora, ha un accesso molto più diretto anche a ruoli professionali che altrimenti non potrebbe mai parlarci. Quindi insomma anche questo è un aspetto da sfruttare. Assolutamente. Se non ci sono altre domande, direi che possiamo chiudere qui. Fa piacere aver mantenuto fede al titolo di questa sessione, ovvero le domande rimangono aperte. Ci sono, come dire, confini labili fra libertà, responsabilità, azione diretta e ci sono confini labili fra dipartimenti, c'è un'organizzazione che diventa sempre più piatta con meccanismi di controllo, gestione che sono evidentemente in divenire. Ci ha fatto piacere condividere con voi gli scenari futuro del lavoro e speriamo di rincontrarci presto. Grazie mille.